Siamo a Siena in occasione del secondo incontro curato dall'associazione culturale BRIC e ci troviamo a casa di Lucia Cresti, una delle presidenti di BRIC con Andrea Milani. E siamo in compagnia dei tre relatori dell'incontro, Massimo De Carolis, Stefano Velotti e Paolo Virno, a cui vorremmo porre questa domanda. Durante l'incontro uno dei temi è stato quello relativo all'ethos da ricostruire nel prossimo futuro, un futuro che potrebbe richiedere una generazione o più per liberarsi di questo sentire, del lasciarsi vivere, di questo accontentarsi in qualche modo e dell'accettare tutto ciò che esiste. Allora, volevamo chiedere ai tre relatori come vivere in maniera costruttiva la postmodernità e se l'arte in questo momento può aiutare, può avere una funzione in questo processo. Comincio io. Ma io credo che sì, ci vorrà molto tempo perché un ethos si cambia, credo, per accumulo, come una bonifica o un avvelenamento nei casi peggiori che stiamo anche vivendo. E credo che l'arte, appunto, la produzione artistica possa contribuire in questo creando appunto un elemento, diciamo, come in cui si vive, che si respira, che dia dei punti di riferimento in questo senso. Voglio dire una cosa più precisa, che forse oggi non è venuta abbastanza fuori, cioè che tutti i luoghi pubblici istituzionali, a cominciare dall'università, a cominciare dalle altre istituzioni culturali, in realtà possono essere riconquistati dal basso, da forme associative che se li riprendano, che sono appunto luoghi pubblici dove il pubblico deve vivere, cioè una sfera, una dimensione pubblica. Credo che questo sia il primo passo per la lenta ricostituzione di un ethos. A me pare che dire ethos significa dire un luogo abituale. Ora, luogo, già la parola luogo fa pensare alla ripartizione retorica in luoghi speciali e luoghi comuni. I luoghi speciali sono la chiesa, il partito, lo stadio, dove si parla e si vive in base a certi modi consolidati. I luoghi comuni non sono delle banalità, come dice l'accezione corrente, ma sono delle forme molto generali di percezione, di esperienza e di pensiero. Io direi che la situazione contemporanea è caratterizzata dal fatto che non ci sono più dei luoghi speciali, cioè delle comunità sostanziali che reggano, e che tutti noi contemporanei, più o meno consapevoli, abbiamo a che fare direttamente con un funzionamento molto generale dell'esperienza e della mente, con i luoghi comuni. Ecco, se i luoghi comuni, scienza, tecnoscienze, esperienze di carattere linguistico e politico, che hanno un grado di generalità molto vasta, possono dar luogo, appunto, dar luogo appunto, a un ethos, a un luogo abituale. Ma aggiungo, per essere più secco, non si dà un processo di ricostituzione dell'ethos senza alcune vistose e non più le politiche, senza alcune insurrezioni, non devono essere materialmente delle insurrezioni, ma devono essere dei momenti di stato di eccezione non proclamato dai sovrani, dai guerrafondai, ma degli stati di eccezione che vengono dal fondo stesso della nostra esperienza. Questo mi pare un concetto. Il modo di realizzare questa rete di abitudini, questo modo di stare a proprio agio, questo luogo abituale, ma certo la condizione necessaria, la condizione di partenza, proprio come alcuni spartiacque pubblici, visibili, che fanno sentire in quel luogo di mezzo fra non più e non ancora. Ah, intanto quando si parla della necessità e anche della complessità del fatto di ricostruire un ethos, perché si allude al fatto che il modello di eticità che c'era prima, quello della modernità, si è sbriciolato, si è distrutto. Insomma,
E di solito si insiste sull'aspetto negativo di questo fenomeno, insistendo sul fatto, come dire, che si sono per esempio distrutti i valori, no? Questa è, insomma, la terminologia, quindi si teme il relativismo e tutto quello che cosa. Allora, questo lato sicuramente è vero, cioè nel senso che c'era una tendenza nella modernità a, come dire, sopraffare il momento presente, il dato particolare, l'esperienza vissuta con queste proiezioni, con una pretesa di universalità. È vero che questa dimensione universale, adesso la si chiami valori o che si alluda alle forze della storia, al progresso, tutta questa cosa qui ha perso questo tipo di valori, di cogenza. Sa? Può darsi che questo sia un fenomeno di crisi, però quello che si coglie di meno è il fatto che paradossalmente, proprio perché questa dimensione universale si è fatta più debole, emerge invece in primo piano la dimensione particolare, cioè proprio l'esperienza concreta, la cosa che succede qui ed ora, che può avanzare invece, come dire, una legittima pretesa di universalità. Questo non significa ricadere nel privato, non è vero, diciamo, un caso particolare che si esprime e che cerca il proprio modo d'essere indipendentemente da ogni riferimento a dei criteri universali non è necessariamente un che di privato, anzi può essere, come dire, il costituente elementare di un nuovo ethos pubblico, cioè. È una cosa, come dire, da imparare, e sotto questo punto di vista l'arte è sempre stata un po' uno dei vettori fondamentali. In fondo quello che l'arte ha sempre fatto è quello di, come dire, pensate al romanzo o anche al cinema naturalmente, cioè quello di focalizzare l'attenzione su una storia particolare, su un personaggio particolare, su una dimensione particolare che senza diventare un che di tipico, no? Questo era l'arte dei teori, il realismo socialista, la cosa, cioè, senza invece immediatamente diventa, come dire, vettore e veicolo di un'eticità pubblica. Ecco, questa è una cosa che dovremmo imparare se vogliamo uscire da un'esperienza del presente puramente negativa e quindi unilaterale e infelice.